c'è sicuramente da pagare più tasse perché ci sono 17 miliardi di maggiori entrate, quindi si ripaga l'ICI sulla prima casa, viene aumentata sulle case a disposizione possedute oltre la prima casa, aumenterà nell'anno prossimo l'IVA, quindi i consumi diventeranno più onerosi e probabilmente c'è il rischio quindi che la gente possa spendere meno e questo sull'economia non avrà certo un effetto positivo. Sono state introdotte inoltre nuove tasse su beni di lusso, il che è del tutto comprensibile e anche giustificato. È stata introdotta una sorta di mini patrimoniale sui patrimoni immobiliari, cioè quelli costituiti da titoli, azioni, obbligazioni. Sono state inoltre previste anche delle misure che agevolano l'attività d'impresa, come il ritocco delle norme sulla deduzione dell'IRAP e come l'introduzione di norme che agevolano le immissioni di capitali nelle imprese, e questo dovrebbe, come dire, dar corpo a nuove iniziative, che è ciò di cui c'è bisogno al fine di fare in modo che il Paese esca dalla recessione e possa invece crescere. Quindi per i cittadini in generale è sicuramente una manovra che, come si dice, comporterà lacrime e sangue. Devo dire che mi sembra che il governo abbia cercato di colpire un po' in tutte le direzioni, quindi dosando i sacrifici su diversi strati della popolazione, e questo sicuramente è apprezzabile. Mi sarei aspettato che facesse qualcosa di più per la spesa pubblica. Darei un voto non favorevole invece per quanto riguarda la limitazione della spesa pubblica e la dismissione del patrimonio pubblico, che è l'unico mezzo attraverso il quale si può ridurre l'ingentissimo debito italiano, che è uno dei più elevati al mondo.